still true for the church today. The closer we get to Jesus, the more power and the more healing and the more supernatural we experience. È un principio validissimo ancora per noi oggi. Più stiamo vicini a Gesù, più sentiamo i suoi insegnamenti, più gustiamo il suo tocco, più gustiamo la potenza della sua grazia. Io non voglio un compito nella scuola domenicale per fare qualcosa, ma voglio poter fare qualcosa nella scuola domenicale perché i ragazzi che mi vengono affidati possano ottenere dei risultati, e quindi per forza di cose ci devo mettere il cuore, ci devo mettere la passione. Se l'unità di misura di Gesù è il mondo, non siamo noi che dobbiamo costringerlo a ridefinire i suoi obiettivi, siamo noi che dobbiamo ridefinire i nostri obiettivi sulla base della sua unità di misura. Noi dobbiamo arrivare fino all'estremità della terra. Predichiamo Cristo crocifisso. Altri decidano cosa predicare. Noi vogliamo rimanere fermi all'insegnamento della parola e la predicazione della croce. Jesus is telling the disciples and he's telling the church tonight. Gesù sta dicendo a quei discepoli, ma lo dice a noi, sua chiesa oggi. Do what I have done. Fate quello che io ho fatto. Live like I live. Vivete come io ho vissuto. Amate come io vi ho amato. Molti dei nostri alunni non hanno bisogno di lezioni, hanno bisogno di vicinanza. Molti dei nostri credenti non hanno bisogno di lezioni teologiche, hanno bisogno di uomini di Dio che siano in grado di stare vicino a loro nel bisogno. When your jar is broken, he will use you in supernatural ways. Oh sì, quando il tuo cuore si spezza davanti a Gesù, il Signore si può usare di te in maniera soprannaturale. My question for you today. La mia domanda per voi oggi. Have you broken your jar? Avete spezzato il vaso del vostro cuore?